Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami di Dito Italian Sharks e sono infreddolito come non mai, porca di quella miseria. Aspettate che aggiusto la webcam. In questi giorni in Puglia c'è stato non il gelo di più, il bordello più assurdo. Comunque vi do il benvenuto, per chi non mi conoscesse, nella Wingamers Fail. Siamo sulla Pixelmon server Wingamers Fail, un server SP moddato Pixelmon, lo stesso server di Lion. Io sono qui in cima ad una... un'isola nel cielo del mondo più alto che ci sia. Penso che in un prossimo video vi spiegherò l'isola come funziona. Non appena mi abiliteranno la possibilità di costruire, costruirò anche una bella zona breeding, perché io voglio continuare a fare questa cosa e ho bisogno di tutto il vostro supporto. Indicatemi nei commenti che Pokémon evissare per il combattimento, per il PvP. Io cercherò di andarlo a prendere e magari lo faccio riprodurre per averlo bello pulito pulito. Non penso che andrò a scegliere pure la natura, perché sennò ci metto una vita per far uscire un video. E insomma, nei prossimi video lo evisso e alleno da combattimento i Pokémon che mi consigliate voi. Detto questo, per oggi faccio di mia iniziativa, qualcosa me l'avete già suggerita. Mi raccomando, non mi dite i Pokémon che piacciono a voi, ma i Pokémon che secondo voi dovrei prendere per comporre la mia squadra. Come vedete, la mia squadra è vuota al momento, anche se tanti di Pokémon me li avete regalati, me li avete donati, però voglio... C'è un Gloom che cade, what the fuck, what is this? In ogni caso, perché c'è un cartello? Casa... Ah, casa di Renick, sì vabbè, anche casa mia però, cioè meglio, casa di Renick e Renick mi ospita. Detto questo, oggi voglio creare un Gyarados zombie. È un easter egg che è stato introdotto dalla versione 2. Qualcosa qui sulla Pixelmon, ed è molto molto figo. Ma prima di tutto, per cominciare, abbiamo bisogno di un Scyther. No scherzo, cazzata. Ciao Scyther, molto carino come Pokémon. Ecco, ditemi se potrebbe andare anche un Scyther da evissare. Voglio... Bulbasaur a non finire. Oh my god, what is this? Detto questo, dobbiamo procurarci un Magikarp. E io so dove posso procurarmi dei Magikarp. Pensate che non ne ho neanche uno, incredibile. Ok, io provo. Ragazzi, se perdo 119 livelli, bestemmio le mamme, le zie, le nonne. Porca di quella paletta, cadi bene. Porca di quella paletta, maledizione. E ho visto un attimo, ho fatto un attimo lo zoom col fondo di questo laghetto, dannazione. E vado a cercare dei Magikarp selvatici qui in giro. Troverò qualche Magikarp, porca miseria. Questa è una zona molto piena di Magikarp. Tra l'altro Magikarp livello 19 mi è molto utile per fare il mio video. Vieni qua, ragazzi, mi sono dimenticato di prendere i Pokémon, quindi proverò il vecchio metodo dello zio Papaleo. Non so, sarà uno zio di qualcuno. Hai catturato Magikarp. Che culo, è funzionato il metodo dello zio Papaleo. Il metodo rinomatissimo. Hashtag metodo dello zio Papaleo. Se condividete anche voi il metodo, cioè prendi una Pokéball, la tiri a minchia finché non ti cattura il Pokémon. E mi è andata di culo. Mi è andata di culo. Ho preso un Magikarp. Vediamo se... boss. Boss Rattata. Boss Rattata. Vieni qua. Dove sei? Dove sei? Ciao Rattata boss. Ti cioè, ti massa... Ma no, Magikarp, no, Magikarp, vai Golurk, madonna, non mi fa né male, non mi fa né male, ti prego, terremoto, morirai schiacciato, porca, one shot. Vediamo che cosa mi dà di buono, cambia posto, Eteremax e Scippo. Vabbè, poteva andare meglio. Sì, non fate caso al mio inventario, un attimino pieno, stavo vendendo le Blaze Powder, ce ne avevo un attimo tante. Che cosa ne pensate di un Ponyta? E della sua evoluzione Rapidash per i prossimi... Molto fighi, eh? Non sono... Come si chiamano? Quelli con la stellina, come si chiamano? Non sono shiny, però sono comunque molto fighi. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se sono validi secondo voi come Pokémon da combattimento o fanno schifo. Ah, sta beh... Va bene, per non dire altro. Allora, io ho il mio Magikarp. Dove stai? Vieni fuori. Vieni fuori, Magica. Vieni fuori qui. Dove sta Magica? Non ho catturato un cottonì. Ho catturato un non mi esce il pesce. Ecco il pesce! Mi è uscito! Ok, dobbiamo farlo diventare bruciato. Per fare questo andiamo direttamente a casa nostra, dove c'è, come c'è in ogni casa, una pozza di lava. E ci buttate il vostro Magikarp dentro. Ecco, sta per morire!
Ora dovrebbe essere bruciato. Sì, si sta, è un po' infuocato. Spero che si spenga il fuoco presto. Spegni. Sì, sì, vedo la screen. Vedo la skin che è cambiata. È cambiata la skin. Scusi, si può spegnere. Fuoco, hai rotto il cazzo. Ok, come potete... Dove vai? Vieni qua. Come potete notare, il mio Magikarp è un attimino... Cioè, è un po' strano. Cioè, vedete, c'ha un po' l'occhio Smilk. Cioè, non è proprio un pesce fresco come se fosse andato ora in pescheria. Quindi potete capire che, voglio dire, è un po' testina di cazzo. Cioè, è un po' una merdina, cioè, ci siamo capiti, no? È andato un po' a male. Quando vi rendete conto che il Magikarp vi è andato a male, lo curate perché vi dispiace. Quindi curate il vostro Magikarp. Questa cosa non è essenziale al fine di ottenere il vostro Gyarados, però... Cioè, voglio dire, vi dispiace, l'avete appena sbruciacchiato, avete fatto un Magikarp alla griglia, voglio dire, un po' di dignità. Dopodiché, io dovrei avere delle caramelluzze. E se è bloccato tutto? No. Dovrei avere delle caramelluzze da qualche parte, in qualche mia chest. Ok, mi servirò di una caramella rara. Dove corri? Sei pure mezzo schiattato, non rompere le palle. Però così... poca esperienza, cioè potrei fargliela dai, ma mi sento una merda a usare una caramella rara per 0,10 di esperienza. Quant'è che ti serve per expare? Scusa, fai vedere che mosse c'hai. C'ha azione, vuol dire che gli altri Magikarp li può battere. No ragazzi, mi vado ad allenare il Magikarp perché mi sento pro oggi. Un prosciutto. Ok ragazzi, ci è venuto a trovare anche Denik, il padrone della casa. Saluta il tubo. Non te ne frega un tubo, ma saluta. No scherzo, non è vero che ne frega un tubo. Anzi, ciao tubo, sono Denik. Salve, ciao Denik. Allora Denik, ascoltami bene. So che non hai l'aria molto intelligente con quella faccia da cactus, però ascoltami bene. Devo allenare il mio Magikarp. Per livello 19 deve fare una scorreggia per arrivare al livello 20. Magikarp di notte non spawnano, quindi cerco un Pokémon che insomma sia fattibile da un Magikarp senza avere grossi problemi. Ho trovato qui un uccello di livello 12 che sta pure morendo, quindi potrebbe essere la nostra vittima. Dove è finito? Mi è morto l'uccello. Cioè, sembra un po' male detta così. Dove stai? Stai lì? Ehi, fermo qua. No ragazzi, l'uccello mi sta facendo becco di questo. Preso al volo. E speriamo che il nostro no, mi sa che le prende. Mi sa. Forse riusciamo, perché attacca per primo, a battere lo... Oh mio Dio, non mi dire che ci riesco. Oh, che culo. E il Magikarp ci è livellato. Oh, si sta evolvendo in diretta, signori. Stiamo per avere un Gyarados zombie di quelli mai visti prima. Però penso che non lo eviserò. Lo utilizzerò per farlo accoppiare e ci farò dei mini Magikarp da evissare e da portare, da sbruciacchiare. Quindi mi farò una squadra di Gyarados da combattimento. Anzi, se volete vedere una squadra di Gyarados zombie, scrivetemelo nei commenti, perché potrebbe essere l'argomento del prossimo video. Oh my god, quanto è bello Gyarados zombie. Ehi, voi? Ah, non siete shiny, no? Cioè, perché io c'ho la paura dello shiny. Ti piace, Ept? Mamma mia, quanto è figo. Guardate il mio nuovo Gyarados zombie. Oh my god, che bello che sei. Sei un pochino malandato, ma va bene così. Bene ragazzi, abbiamo il nostro Gyarados zombie. Non ci posso credere, Denik cavalca i Gyarados zombie. Oh mio Dio, sta cavalcando un drago. Denik, ma come fai? Come fai a cavalcare il Gyarados? È fighissimo. Dopo facciamo una screen. Mamma mia, che figo. Voglio cavalcarlo pure il drago. Come si fa? Vieni draghettino. Come fai? Ah, ma perché lui è VIP. E beh, col VIP è tutta un'altra storia. Mi pare abbastanza ovvio. Perché lui può volare. Maledetto bugabuse. No, scherzo, ragazzi, è VIP. Quindi può fare il cazzo che gli pare.
Ditemi nei commenti, secondo voi, quale può essere il moveset ideale per questo Gyarados? Sicuramente dovremo fargli imparare Raggio, penso che è una mossa che può imparare. Gli dovremo far imparare Terremoto. E fatemi sapere anche voi come lo evisereste un Gyarados da combattimento. Ragazzi, io non voglio fare i Pokémon quelli da supporto, queste cose qua. Cioè, Gyarados è da massacro, perché Gyarados spacca i culi, viene solo shottato dai Jolteon, quindi lo voglio da massacro completo, totale, distruttivo. Per cui scrivetemi nei commenti che moveset mettere. Eppure nazista, Gyarados nazista. Scrivetemi nei commenti che moveset mettereste, che e come lo eviscereste. E ora che mi wow, dove l'hai preso? Dove lo hai preso? Che figata! Lo voglio pure io! Uno Scizor c'ha la mossa False Swipe, caccia al tesoro. Te l'hanno regalato. Va bene, detto questo ragazzi, vi ringrazio per la visione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividi. Ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, puoi venirci a trovare sul gruppo Telegram, dove possiamo parlare, chattare, sentirci tutti i giorni, a tutte le ore. Ti prego, non rompere però le palle la notte, perché voglio dormire. In ogni caso, se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag cavalco il drago. Sì, perché The Nick, voglio dire, cavalcava il drago. E ci vediamo nel prossimo episodio del VGF. Alla prossima, ciao!